Siamo con Sire in centro Genova, dove il cliente si trova ubicato al settimo piano di un condominio. A differenza della volta scorsa, dove l'appartamento non aveva le tapparelle, nella fattispecie ci troviamo di fronte ad una realtà dove esistono i cassettoni dell'avvolgibili. La prima fase dell'intervento, oltre a fare i fori, è quella di isolare tutti i cassettoni in modo tale che durante la fase di insufflaggio non si vada a riempire il cassettone di fibra di cellulosa bonded green fiber. Eseguita questa fase si fanno, come abbiamo detto, i fori, si mette anche nei fori un po' di materiale in modo tale che durante la sequenza operativa di isolamento di fibra non fuoriesca il prodotto, con delle spugnette al fine di garantire che non ci sia polvere comunque. E come potete vedere, oggi essendo a un piano alto necessitiamo di una lavorazione un po' più accurata sotto l'aspetto cantieristico. Siamo al piano terra con il furgone, abbiamo predisposto la discesa del tubo da uno dei poggioli del signore dove facciamo i lavori. Viene calata in primis una corda dove viene ancorato il tubo in modo tale da poter fare tutta la sequenza di discesa con attenzione a non fare danni con il tubo, anche se pur di plastica, però nella discesa potrebbe creare qualche colpo sulle tapparelle, ma tenendoci distanti, come potete vedere, non ci sono questi problemi. Finita la fase di allestimento cantiere con la macchina in funzione, partiamo con l'esecuzione dell'insufflaggio. Questa è un po' una fase delicata, però come potete vedere si è molto attenti nella cura delle lavorazioni.
Ecco, questo è un po' tutto, non parliamo oggi di prodotto perché abbiamo già parlato lungamente la volta scorsa, un saluto a tutti, grazie.